Siamo qui con Marco Cecchinato. Innanzitutto, quali sono le sensazioni dopo questo primo turno al Due Ponti? Ma comunque sono abbastanza soddisfatto perché rientravo dopo, diciamo, per fortuna non un infortunio, però comunque sono stato abbastanza male in Polonia, ho avuto un virus abbastanza forte, quindi non è facile rientrare appunto dopo questo virus. Mi ha buttato molto giù, fisicamente non sono stato bene 3-4 giorni, peccato, però comunque subito sono riuscito ad allenarmi, ho recuperato in fretta e anche ieri ho giocato un buonissimo match. Un anno da incorniciare, praticamente non ti sei mai fermato. Forse l'unico rammarico, se vogliamo, è questa vittoria ATP che siamo sicuri che comunque a breve arriverà. Adesso quali sono i tuoi piani? Ma sicuramente detto bene, questa vittoria ATP manca e ci sono andato molto vicino a Rio con Yimin nei due match point. Comunque anche a livello ATP ho giocato abbastanza bene, mi sono qualificato varie volte. Però aspettiamo questa vittoria, sono abbastanza contento di quest'annata, ho giocato tantissime partite di livello con gente anche che gioca tantissimi tornei ATP e comunque sono molto soddisfatto quest'anno. Il segreto di questa grande annata, a parte la costanza? Ma sicuramente mi sto allenando sempre meglio rispetto a 3-4 anni fa e riesco a essere più concentrato e piano piano sto anche migliorando mentalmente, caratterialmente, quindi ci sono tante cose positive quest'anno. Abbiamo visto prima sei il numero 4 a livello di punti per quanto riguarda appunto i punti Challenger. Hai intenzione di partecipare al masterino, definiamolo così, oppure ancora ci devi pensare? Ma sicuramente ci penserò ancora perché ho gli ultimi tre tornei, compreso questo, e poi sarà durante la preparazione. Vediamo anche quanto chiudo in classifica e poi decideremo se andare o non andare. Ok, ultima domanda, prossimo turno, un bel derby. Hai detto bene, un bel derby, ci conosciamo abbastanza bene, comunque sicuramente sarà una partita non bellissima, ci sarà tanta tensione, tutte e due abbiamo voglia di vincere, vediamo come andrà, però sarà una partita molto difficile. Ringraziamo Marco e in bocca al lupo. Grazie, Crepi, ciao.